sorpresa, una grande emozione, insomma, un risultato abbastanza pesante. Abbastanza, sì, ancora non è finita perché le partite sappiamo che a pari gol passano loro, è chiaro, 3-0, chiedere di più era la luna, dai. Mi è piaciuta molto la squadra perché ha saputo aspettare, poi questa squadra, la cosa che mi piace è che ogni partita che passa diventa più esperta e più cinica, e questa è una cosa eccezionale. Infatti l'avevi detto prima, sì, di questi playoff, no? Sì. Quando mi ha intervistato. Quindi soddisfattissimo, felice, tutti hanno giocato bene, specialmente quelli che sono entrati alla grande. Remedy veramente ha fatto, sono contento perché sapevo che questo giocatore valeva specialmente quel ruolo di capo, e quindi sono molto felice specialmente per lui. Poi il capitano quando è entrato ha dato una svolta, tutti bravissimi, dai. Abbiamo visto molto carico prima della partita con quella sciarpa, sì, sotto la punta. Sono sempre carico, anche non prima della partita, purtroppo è il mio carattere. Però, insomma, forse adesso dovrei essere un po' meno carico, adesso ci sto lavorando, dai. Adesso sognare comunque è lecito. Sognare non si sogna, adesso noi abbiamo 3 gol e andiamo a giocare a come si dice, a Viterbo, sempre carichi così, e poi andiamo avanti e poi vediamo quello che succede. Ma questa squadra, come ho detto già 20 giorni fa, che gli devi chiedere di più. Oggi però hanno fatto una grandissima prova di maturità, la cosa più bella per me di oggi, di questa partita. Brunoghi d'altra categoria, ha fatto 2 gol, se li ha inventati lui. Sì, mi piace perché io poi mi ricordo tutto, mi piace che quando a settembre Brunoghi era in crisi, perché io seguo anche i forum, qualcuno disse: dite al presidente La Cava che non è ancora allo Spoleto, ormai non sta più allo Spoleto ma sta all'Arezzo, e invece forse si sbagliava quello che aveva scritto sta cosa. 15 reti ha fatto Brunori, vabbè, giusto per ricordare, perché sennò poi sono tutti bravi a dire, ma io Brunori purtroppo non l'abbiamo preso per una settimana, se era nostro era un gran prendere, va bene, l'importante è che l'abbiamo, quest'anno ha giocato con noi. Presidente, le chiedo l'emozione alla fine di questa partita, insomma. Io sono emozionato anche alle amichevoli, e quindi io mi emoziono sempre. E oggi ultimamente sono carico ma sereno, mentre le ultime partite dei campionati ero carico ma meno sereno, quindi sono molto soddisfatto, e poi veramente è una squadra eccezionale, hanno uno spirito di gruppo unico a parere mio. Oggi sono un Arezzo che sta vincendo davvero da grandi squadre, non sa soffrire e poi colpire. Sì, sì, ti ho detto, è diventata anche cinica, che era una cosa che ci mancava totalmente, quindi molto molto soddisfatto. Adesso andiamo a Viterbo, e tranquilli e sereni, ancora veramente c'è da lottare, però dai, il 3-0 è un buon bottino per il ritorno. Soprattutto la cosa importante, no, è che anche chi entra poi fa la differenza. Assolutamente, oggi hanno fatto veramente la differenza chi è entrato, tutti hanno giocato bene, sia titolari che non, però veramente la cosa molto importante, se andiamo avanti in questi playoff, è che quelli che entrano sono in forma, e quindi questa è la cosa importantissima. Il pubblico sta rispondendo? Beh, il pubblico che gli dice? Il pubblico, diciamo, ha sempre risposto. Adesso poi con i playoff, come ho detto io, non c'è bisogno di incentivi, poi se fai i playoff così ancora di meno, a parere mio. Una prova di maturità che unita alla gioventù è un valore aggiunto. Aggiunto, beh, bravo, infatti è una cosa molto importante, e speriamo che andiamo avanti così.